Rieccoci insieme col Biancherosso TV Sport. Ecco, chiedo a Cristian Siciliani di darci delle notizie, se c'è una novità dal ritiro del Bari, se c'è qualcosa di nuovo, insomma, anche sul mercato, così magari vediamo qualcosa in tempo reale. A Lecce è clamoroso, il divorzio De Canio Lecce, clamoroso per chi non conosce quelle le vicende leccesi, però indubbiamente so che il rapporto fra De Canio e il presidente, il giovane Semeraro, non sono stati mai idilliaci, ci sono stati spesso scontri. Forse De Canio ha capito che più di quello che ha fatto non potrà fare nei prossimi anni. Così un inciso, una parentesi, visto che comunque il Lecce purtroppo ce l'abbiamo ancora sulla pelle per quello che è accaduto domenica scorsa. C'è un amico in linea, pronto? Sono Carmelo. Ciao Carmelo, ciao. Io dico, speriamo che la prossima stagione il Bari in Serie B facciamo uno squadrone di squadra, così ritorniamo da capo in Serie A l'anno prossimo. Vabbè, sì. Speriamo di fare un bel campionato, così rifacciamo da capo questo, di acquistare dei buoni calciatori per affrontare un buon campionato, per risalire da capo in Serie A. Se, sembri un marziano per come dici queste cose, perché a Bari non c'è questa fiducia rispetto al futuro. Io sono fiducioso, perché sono super barese io. Grazie. Sono tifosissimo del Bari. Grazie Carmelo per il tuo intervento, grazie. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Vi ricordo i nostri ospiti, sono Cristian Vernillo, ruolo? Play guardia, stasera in campo con il Cus Bari contro Gualdo Tadino, e lo spareggio praticamente per la salvezza nel campionato di eccellenza, sì. Diciamo così, il vostro campionato. Ricordo che l'andata ha vinto nettamente il Gualdo Tadino, però non importa, perché non è questione di saldo di punti, perché basta vincere di un punto per andare alla Bella, che comunque si disputerebbe domenica in Umbria. Queste sono alcune immagini del Cus Bari. Mi raccomando, andate a fare tifo per il Cus stasera. Alle 20 si gioca, ingresso gratuito, i colori sono il bianco e il rosso, i colori della nostra città, non vi fossilizzate solo con il calcio, andate a vedere questi io veramente quando seguo una gara di pallacanestro, di pallavolo e pallanuoto, insomma, se dai continuità alla fine ti emozioni come se fossi su un campo di calcio, anzi c'è la, come dire, anche la continuità delle reti, delle situazioni che può... C'è un maggiore sviluppo di fasi offensive e difensive ed è continuo, ci sono più gol, nel basket ci sono più canestre, diciamo così, c'è più tensione. Eri tu quello che sei stufato? No, vabbè, lo spettatore rimane un po' più vivo, il calcio certe volte c'ha momenti morti. È così. C'è un amico in linea, sei pronto? Per la nostra città. Ecco qua, vabbè. Per la nostra città. Voi non li conoscete, li conosco bene questi tifosi. Sono tifosi di Grumo. A Wenzo. E allora? Ma vuoi andare a fare un salto a fare il tifo per la squadra di pallacanestro con questo entusiasmo? Sì, tanto ormai qua, sai beh, com'è. Cioè, ormai non so che fine faremo, infatti, non lo so. Il prossimo anno Bari Grumo, non lo so, insomma, dobbiamo vedere. Bari Grumese, la speriamo per Grumese. Il Grumo, magari sarà in Serie B, ma non so in che serie sta. Ma ogni tanto sta la squadra, ogni tanto ci sta, insomma, secondo. Mi raccomando, Enzo, chiamo innanzitutto per salutare il signor Basta, che sì, effettivamente mi manca perché si è imborghesito un po' troppo. Mm-hmm. E poi per chiedere espressamente un'intervista alla dirigenza del Bari. Sì. Voglio sapere effettivamente questa gente che cos'è che deve fare, che cosa vogliamo combinare il prossimo anno. I programmi. Dobbiamo fallire, dobbiamo andare, le cordate, le impiccate, insomma, che cosa dobbiamo fare qua? Vabbè, credo che sia legittimo chiederselo. Grazie a Pino D'Agru. Hai visto bene la partita di pallacanestro o pallanuoto dal vivo o no? No, mai. Ah, vabbè. È la volta cogli buona. L'occasione. Stasera la pallacanestro e sabato vai a vedere la Python pallanuoto. Eh sì, ma vediamo se riusciamo ad uscire dalla cantina. Noi stiamo sempre qua e quindi okay. È un buon problema. Ma si possono portare c'è anche il vino. Al tutto quello che serve. Ha detto Bruno Cofino che vi potete portare anche il vino. I taralli li portiamo noi. Veniamo sicuramente, vai. Oggi al Cus fanno addirittura la panzerottata il mercoledì. La panzerottata. Sì, quindi c'è tutto ragazzi. Siete trattati come dei...
veramente come dei bambini. Ok, 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radio Bari oppure attraverso il sito www.radiobari.net. Dite la vostra sul futuro del Bari, a questo punto che cosa pensate possa accadere, magari date anche voi una preferenza sul nome dell'allenatore, dite che cosa volete, eh? E poi non dimentichiamo che ieri continuano ad arrivare telefonate di quei tifosi che pensano che il fallimento del Bari sarebbe la cosa migliore per ripartire, seppur dalla categoria inferiore, da zero e quindi vedere qualcosa di diverso. Tifoseria spaccata su questo, c'è chi dice almeno teniamoci la B, altri che invece sostengono che sarebbe stato meglio per un cambio di rotta, addirittura il fallimento, e quindi ripartire dalla seconda divisione. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Daniele. Ciao Daniele, ciao. Enzo, senti, volevo farti una domanda a te e anche agli ospiti. Sì. Secondo voi... quest'anno gli Ultras hanno preso una loro direttiva. Sì. Secondo me il punto è questo, perché non potendo fare casini, perché se facevano casini quest'anno potevano avere appunto una diffida e quindi magari diciamo i capi potevano anche perdere diciamo il grado di maresciallo e quindi per 5 anni. Secondo te è così? Poi per il Lecce l'anno prossimo verranno Maggiorini in attacco e Raffaele Mora. E per quanto riguarda il Bari, piacerebbe Giampaolo. Grazie, Enzo, ciao. Va bene, grazie. Che ti devo dire? Sulla storia degli Ultras devo dire che alla fine se avessero voluto contestare la società, non per questo erano la diffida. Una cosa è lanciare le bombe carta nella curva degli avversari, credo che in un paese democratico sia lecito anche contestare in uno stadio, chiaramente nei modi e nei termini giusti. Non credo che sia questo il problema, è proprio una linea, un pensiero condiviso da quella parte della curva nord che ha posto in primo piano le prestazioni dei calciatori piuttosto che le omissioni della società. Questa è la linea, che la si rispetti o meno, tant'è, a qualcuno è piaciuta, ad altri non è piaciuta affatto, sa di fatto che gli Ultras la pensano così. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Rosario da Bari. Ciao Rosario, ciao. Volevo fare una riflessione già fatta per la verità tempo fa. Sì. Oggi si legge che ci sarebbe un altro interessamento nei confronti della società, se non sbaglio un certo Protto, un imprenditore svizzero a capo di una società di servizi che pare abbia tentato di acquisire il Torino tempo fa, però senza esito e anche con polemiche successive, eccetera. Io sai che su queste cose non mi sto esprimendo, nel senso che... No, c'era un articolo di Davide Lattano. Sì, lo so, ma sapevo di questa storia, però io su queste cose non mi esprimo, devo essere sincero. Voglio vedere fatti concreti. È un fatto di qui cronaca, te lo dicevo solo per di gente che è passata cronaca. A dirci, a raccontarci favole, ce n'è stata parecchia. Quindi se è vero, ben venga. E se hai idee chiare, se hai investimenti da fare, ben venga Alessandro Proto, che ben venga chiunque, l'ho detto, vado a prendere anche personalmente. Ma il punto, Enzo, scusami, perdonami, il punto forse non è neanche questo. È chiaro che ci vuole gente che abbia un minimo di serietà e dei progetti da portare avanti. Il punto è un altro. Il punto è questa società, o meglio questa dirigenza, ha intenzione di vendere la squadra o no? Uh-huh. Perché mi rendo conto che qualsiasi tentativo ci sia stato, al di là della farsa e della buffonata di Tim Burton, che lascia il tempo che trovo, che non c'è, ritengo non ci sia una vera volontà di farsi da parte. Anche il fatto di mettere, credo, il figlio o il nipote di Matarrese alla presidenza, ritengo che sia tutto sommato una sorta di rimpasto per rimanere lì ai posti di potere. Grazie. Però Enzo, un'ultima cosa e qui chiudo, ti rinnovo la preghiera a te e a tutti quanti voi giornalisti, vi prego, mettete alle corde Matarrese perché venga a spiegare i veri motivi di questa annata così balorda, un pochino più di aggressività, se mi è consentito. Il problema è che non parla Matarrese, non possiamo prenderlo per il bavero, cioè dire, Matarrese non sta parlando in questo momento, non mi risulta che insomma abbia parlato da nessuna parte, non parla, è una scelta non discutibile, censurabile, perché devi dar conto ai tifosi, perché non è l'azienda di costruzioni dove sono fatti tuoi, una società calcistica sarà anche tua, ma che è una società un po' atipica, perché comunque hai a che fare con tanta gente e la gente in fin dei conti ti sostiene, quindi sono d'accordo con te, dovrebbe parlare, ma noi non possiamo fare nulla per obbligarlo a parlare, anche questo credo che sia nelle sue facoltà, non parlare, per me non va bene. Grazie comunque per il tuo intervento, dobbiamo andare ancora in pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme con il Biancherosso di Sport.